Eccoci qua di nuovo, 22:44, sempre in diretta con Focus, la seconda e l'ultima parte della puntata canonica dei veneti schiacciati dalla crisi. Problemi a Venezia, pensate, ci lamentiamo in questo periodo di solito per l'acqua alta, a volte ci sono maree eccezionali e si va in ammollo, meno 66 centimetri, hanno dovuto deviare dei vaporetti perché non c'è più acqua, pensate, no, ci sono canali e rii completamente asciutti, anche sul Canal Grande in alcuni tratti veramente l'acqua è bassissima. Altra notizia, è stato rilasciato un tunisino che era stato fermato perché considerato complice di Hamri, è successo in Germania, ovviamente sono scoppiate le polemiche. Stella di Natale, prima volta, prima edizione del premio istituito da Rete Veneta per premiare la bontà, l'amore di persone speciali come Luigina Maschio. Rivediamo il servizio e il premio che è stato consegnato martedì scorso. E io la guardavo sempre, questa mamma, ed era sempre sorridente, sempre. Non l'ho mai vista seria una volta. E parlava con questa figlia in maniera incredibile, cioè proprio un trasporto, un sentimento che faceva rabbrividire. È nata da questo sorriso la Stella della Bontà, il premio che Rete Veneta ha istituito in collaborazione con l'ISRA di Treviso. Una stella carica di emozione consegnata oggi a Luigina Maschio. Quanti anni aveva Marika quando è successo questo tremendo incidente? La Marika aveva 38 anni. Stava andando al lavoro. Adesso la Marika ha 46 anni. E da 8 anni ogni giorno mamma Luigina è accanto a sua figlia. Con lei anche tanti amici che la sostengono in questo cammino di sofferenza, dove anche un cenno è gioia. Grazie. Poi c'è anche il signor Angelo che viene dentro, sì. E prende la mano alla Marika, allora la Marika si gira e gli fa il sorriso. Sì. Piccoli passi seguiti da una struttura che ha soprattutto una grande famiglia. Un sorriso che viene anche a noi, che ci dà forza, ci dà la volontà e la forza di continuare in questa difficile missione. Un segno che si rinnoverà nel tempo. E questo è un premio, la prima edizione di un premio con una stella di Natale che Rete Veneta, per decisione del nostro editore, l'ingegnere Giovanni Iannacopoulos, ha deciso di conferire a persone che sono degne di essere premiate. La storia di Luigina e della sua Marika, di un amore totale che deve essere d'esempio per tutti. Io sono abbastanza anche commosso, soprattutto per tre parole: mamma, sorriso, serenità. Queste tre parole penso che colpiscono tutti ed è ovviamente il nucleo centrale di questo premio. Noi andiamo a premiare questo perché il mondo è pieno di guerra, di disgrazie, di ladri, di tutto c'è, e i telegiornali sono pieni delle disgrazie. Una volta accendiamo un lumicino, io direi un sole, un sole, una fiaccola. Un sole che non deve mai spegnersi, non deve mai, e deve illuminarci sempre. Un'opera splendida di Marco Varisco. Tra l'altro, Varisco, già che parliamo di vetri, parliamo anche della crisi dei vetrai, no? Cioè, quando andiamo a Murano troviamo una specie di landa deserta, perché sono rimasti pochi, ci sono aziende che hanno chiuso, sono ormai un centinaio, insomma è un'isola dimenticata da Dio e dagli uomini, possiamo dire in qualche modo, no? Sì, purtroppo sì, parlando di questo tipo di attività, noi fortunatamente siamo piccoli e adesso stiamo, per quello che stiamo facendo, esportando sia in America che in Giappone, quindi siamo stati anche presenti al Guggenheim Museum di New York, quindi per noi è un vanto di questa cosa qui. Però la crisi, la situazione di Murano è problematica, ma non solo per la crisi in se stessa, perché non riescono a vendere, ma proprio perché non riescono a trovare neanche il riciclo, diciamo, dei soffiatori e quant'altro. La crisi ha toccato un po' tutto quello che è in tutti i settori. Fortunatamente noi forse siamo un settore di nicchia perché lavoriamo a mano, quindi le richieste ci sono per determinate situazioni, quindi facciamo tante cose customizzate, quindi fatte apposta. Però è un'arte che si tramanda e manca il sì, io sono di terza generazione perché ho imparato dal nonno, dal papà, e adesso sono io, però vedo che proprio c'è
ormai, una volta era quasi normale avere questo, questo tipo di catena, no? Adesso si è proprio interrotto un po' per tanti, tanti fattori, per quindi puoi avere anche 10 figli, ma 10 che magari non ti seguono e fanno... Ecco, la concorrenza, diciamo, beh, cinese in particolare, mi pare che sia stata... Sì, c'è la concorrenza cinese a quello che riguarda la soffiatura, però sinceramente non si sa che tipo di materiale usino, perché io ho provato a lavorare un vetro cinese e sa di petrolio, quindi... Non lo so, a livello però di artistico, Murano è sempre con i grandi artisti di Murano, cioè, i più grandi soffiatori sono a Murano, questo è indubbio. Bisogna cercare di salvaguardare, e sono stati anche magari forse loro i primi a vendere oggetti di Taiwan ancora negli anni 80, quindi c'è stato un po' un problema, però come, come soffiatura i maestri muranesi sono assolutamente i migliori. La, la crisi adesso è che purtroppo hanno fatto anche forse delle aziende artigianali come erano prima, un po' troppo grandi, e quindi logicamente assumendo all'epoca tante persone che adesso logicamente sono a casa. Il problema è questo, le aziendine piccoline, al contrario di quelle aziende che ci sono magari nel, nel territorio, come si parlava prima dei negozietti, l'artigiano ancora, se sa ancora lavorare come faceva una volta il nonno e il papà, si riesce ancora ad avere una, delle grandissime soddisfazioni. Soprattutto all'estero, quello sì, è una cosa, una situazione che ormai, perché la, il Made in Italy è ancora riconosciuto, quindi assolutamente sì. Grazie molto, Varisco. Poi prima di tornare da, dalla Mirella, che ha tante buste, ha tante cose da raccontarci, vediamo, restiamo a Venezia, vediamo cosa succede al, al, al ponte di Rialto. C'è un imprenditore rosso, Renzo Rosso della Diesel, che si è dedicato al restauro, ha finanziato il restauro di questo ponte, ma guardate un po' che cosa succede appena ultimato questo restauro costosissimo. Taglio del nastro a metà gennaio, in tempo per il Carnevale 2017, tutto bene, tutto in tempo, anzi in anticipo, ma il più celebrato make-up di Venezia, che ha scomodato persino lo sponsor Renzo Rosso, rischia di avere qualche ombra non prevista. E non certo per colpa dei dipendenti del cantiere, che in 18 mesi operando anche di notte hanno lavorato tra i ponteggi per ridare splendore al ponte di Rialto, operazione in fase di ultimazione. Sono stati proprio loro ad accorgersi delle scalfiture nei marmi e nelle lastre intrachite della pavimentazione, opera dei carretti e non dei turisti tanto vituperati. L'utilizzo dei carretti non è da parte dei turisti, anche se il turista nell'usare, voglio dire, la valigia, il famoso trailer, comunque contribuisce a, però chi ne fa un uso quotidiano e continuo, io credo che dovrebbe unirsi a noi in questo sforzo di mantenimento di quello che è il bene pubblico. Insomma, dito puntato contro i trasportatori quotidiani di merci e i loro mezzi. Rimedi? Nessuna nuova ordinanza per limitarne il passaggio sul ponte, ma semplice buonsenso, secondo Cafarsetti. L'appello al senso civico è chiaro, un messaggio diretto prima che la situazione peggiori, proprio a ridosso del taglio del nastro. Le regole ci sono, il problema poi è che devono essere rispettate. Chi utilizza la città quotidianamente per lavoro, per mobilità, deve imparare a rispettare delle regole. Servizio di Nicola Zanetti, mi ricordo il commissario, l'ex commissario Venezia Zappalorto, che aveva proposto di mettere le ruote gonfiabili ai trolley, perché arrivano i turisti anche di notte, sbarcano dal Giappone e dalla Russia e percorrono Venezia facendo un fracasso, problemi diciamo irrilevanti rispetto a quelli seri. Allora Mirella. Allora, il momento più bello, guardate cosa è arrivato l'altro giorno al Banco Solidale, guardate buste, una cosa incredibile. Allora, intanto apriamo questa, vediamo cosa c'è dentro. Una roba, allora, tanti cari auguri di Buon Natale, 200 euro, Angelo e Silvia. Poi leggeremo i biglietti alla mattina. Eri a Bassano quando ti hanno consegnato queste... No, no, questo è il Banco Solidale, Banco direttore. Solidale. Poi Marina, Claudia, Federica e Letizia hanno portato questa busta. Invece di fare regali hanno pensato i veneti schiacciati dalla crisi. 100, 200, 300, 400, 500 euro. Ripeto, Marina, Claudia, Federica e Letizia. E basta, senza, guarda, è una roba che commuove veramente. Guarda. In anonimato totale. Ma veramente una roba da non credere. È vero. Poi, sì, guardate che io le apro quelle veramente, perché è una cosa veramente che stringe il cuore.
Questa qua ci arriva, posso leggere? Come direttore? No, certo. Ciao Mirella, complimenti a te e ai tuoi collaboratori per quello che fate per gli altri. State facendo dove la politica non arriva. Continua a testa alta, per fortuna ci sono persone come te. Neanche il nome, niente, guardate. Simone, ecco qua, Simone, poveretto. 75 euro, una roba grande sono. Poi qui un altro bigliettino, sempre Banco Solidale questo, perché facciamo fatica anche a farci dare i nomi. 50 euro, Francesca. Poi un altro biglietto, 10 euro, un bambino, Linda, una bambina, leggi, Linda. Leggi, Merilina. Allora, buongiorno signora Mirella, sono Linda, una ragazza di 11 anni che vuole donare alcuni giochi di bambini meno fortunati di me, che per svariati motivi familiari non possono vedere avverato un loro piccolo desiderio. Ormai sono cresciuta per questi giochi ed anche se sono legata a loro, è giusto, sebbene non siano del tutto nuovi, poter vedere nel volto di ogni bambino un sorriso pieno di felicità e di speranza. Non saranno molti, ma li ho donati veramente con tanto amore, cercando di pensare di regalare oggetti che possono andare bene al bimbo piccolo, ma anche a quello più grande. Credo che questi piccoli gesti, se fatti da ogni persona piccola o grande che sia, può migliorare il mondo arricchendo il cuore d'amore di chi dona e di chi riceve. Auguro a tutte queste famiglie che dentro al sacco di Babbo Natale trovino qualche seme di serenità, un pizzico di felicità che nessuno trova più, un sacchettino di gioia e un enorme pacco con dentro tanta, tanta forza per credere ancora in un futuro migliore. Con affetto, Linda, e ha messo i 10 euro. Linda, 11 anni. Veramente, sono cose... Ti assumiamo come giornalista, sei sì, proprio brava. Poi qui c'è un'altra busta con dentro 50 euro, è Elena. Poi un'altra busta, Carla, sempre a Treviso, Banco Solidale. Vediamo la Carla, è venuta con la sua mamma, la Carla, e sono anche commosse. Persone di ogni età, no? Bambini, sì, sì. Anziani, pensionati. Carla ha portato 100, 200, 300 euro. Grazie Carla, so che mi stai vedendo. Eravamo tutte emozionate. E poi c'è Renzo e Silvana a Treviso, 50 euro. Mamma, quante buste, direttore. Ci vuole una puntata per le buste. Questa sì, sì. È arrivata per posta, vediamo cosa c'è dentro. Cioè un tagliacarte devo portarmi, siamo schiacciati dalla crisi ma devo avere un tagliacarte. Allora, qui c'è una letterona, mamma mia. Qui è solo la letterona, che domani leggeremo perché è enorme, è lunga. Perfetto. Qui c'è un'altra busta, dopo ditemi che non è bello il Natale. Un altro biglietto bellissimo, oh, che roba, altri soldi, tre. Grazie per quello che fai, ti voglio bene, cara Mirella, 20-30 euro, bellissimo, avanti, e poi qui ce n'è un'altra ancora, Tuzzato Mirella, un'altra lettera che gestirò e leggerò. E poi questa, Paolo e Francesca, vedete che le apro tutte a giovedì, 50 euro. Ecco, io ringrazio veramente, ma ringrazio anche tutte le persone che ci hanno fatto il bonifico. State tranquilli che arrivano, state sereni, e poi avete visto dove io porto questi soldi, a queste famiglie che hanno tanto bisogno del vostro aiuto. Perché se non ci foste voi io non so che fine avrebbero fatto. A questi bambini che devono star sereni con i loro genitori, devono andare a scuola tranquilli, perché non è possibile abbattere questa scure mostruosa sui bambini e sugli anziani. Allora, dove non arriva la politica, un piccolo lumicino lo portiamo noi, direttore. E ringrazio veramente le tantissime persone. Ringrazio Marco Varisco, ma ringrazio suo papà Italo, che è una persona meravigliosa, con sua mamma, con tua sorella, perché in tutti riusciamo a fare tante cose.
Però se mi permette, direttore, volevo ringraziare anche l'ISRA per questi due anziani che avete visto, perché oggi ho letto una brutta frase su un giornale dicendo sono state costrette, no, non sono state costrette, per fortuna che c'erano questi istituti che le hanno accolte in sicurezza dopo quello che avevano fatto, che non sono ospizi come è stato scritto, perché è una vergogna scrivere certe cose, e invece sono amorevolmente accudite, cosa che non succedeva nella loro casa. Perciò benedetto questo ISRA che abbiamo la fortuna di avere a Treviso, lo dico con orgoglio, perché queste due persone sono accudite amorevolmente e stanno bene. No, benissimo, ed è verissimo. Purtroppo sono lì perché sono state picchiate, no? Potevano, diciamo, vivere tranquillamente anche se in mezzo ha dei problemi, ma insomma, meglio là, direttore. Ho capito, però insomma non c'è da augurare agli anziani che stanno male di essere picchiati per andare all'ISRA. No. Se potessero andarci spontaneamente, direi che non abbiamo problemi di clientela. Da questo punto. Volevo aggiungere una cosa, perché così come ci sono grandi fenomeni sociali, prima abbiamo parlato del problema dell'immigrazione, e il tema dell'invecchiamento della popolazione è un tema che ce lo stiamo raccontando da anni, ma è un tema che ci scoppierà sotto le mani. Il 40% degli ultra 75enni della provincia di Treviso abitano da soli. Sono terrorizzati dalla possibilità che possano avvenire fatti come questi, sono terrorizzati dal fatto che possano avere un accidente di salute e magari non sanno come reagire, sono preoccupati perché magari hanno una casa medio grande, se in periferia, perché era una casa pensata per la famiglia, per i figli, o un figlio che doveva fermarsi, ma i figli non si fermano. E quindi di fronte a queste situazioni noi dobbiamo anche in questo caso riorganizzare. Ciò che stiamo facendo a Treviso, che Mirella conosce, insomma, è proprio la creazione di un co-housing, cioè bisogna fare in modo che le persone la smettano di stare chiuse nelle proprie case, che si reincontrino come si faceva forse una volta per darsi una mano, perché lo Stato non può arrivare dappertutto. E per fortuna che ci sono queste iniziative, vuol dire che c'è del buono nel genere umano, che deve essere sfruttato, e chi può di più aiuti di più. E poi sarà una ruota della solidarietà. E allora queste persone devono cambiare proprio il loro modello di invecchiamento, devono riaggregarsi, stare un po' di più assieme. E allora questo, col co-housing, ad esempio, stiamo costruendo questi 43 appartamenti in centro che vanno a rispondere proprio a questa necessità. Chi vive da solo, isolato e con paura, deve poter vivere nella sua piena autonomia e autodeterminazione in contesti un po' più protetti e organizzati. Allora, chiudiamo questa puntata con un fatto di cronaca nera. E ci sono padri che a volte proprio si sentono in dovere di far lavorare i figli, vedendoli disoccupati, no? Quindi chiedono loro di contribuire al lavoro che loro svolgono, magari perché sono al limite della pensione, non riescono ad arrivare, sono esodati. Chissà che non sia andato così anche questa volta, però con conseguenze tragiche. Ucciso dall'escavatore guidato dal figlio, si allunga la lista nera degli incidenti sul lavoro con esito mortale, l'ultimo in ordine di tempo, il 19° nella sola provincia di Padova, questa mattina poco dopo le 10 a Santa Giustina in Colle, dove ha perso la vita Mario Guadagnin, 56 anni, titolare dell'impresa stradale di Piazzola sul Brenta. Dramma nel dramma, l'uomo è stato colpito mortalmente dalla benna del mezzo manovrato dal figlio, 28 anni, che non riesce a darsi pace per la tragedia. I due stavano lavorando nel cantiere adiacente il cimitero di Santa Giustina per la sistemazione della strada e la realizzazione di un nuovo parcheggio per il Campo Santo. Il 56enne era impegnato in uno scavo a posizionare un tombino, mentre il figlio era al comando del piccolo escavatore, poco più in alto. Improvvisamente pare che a causa del cedimento del terreno una ruota sia scivolata verso il basso, facendo perdere aderenza al veicolo. Prima di riprendere il controllo del mezzo, il braccio aveva già colpito Mario Guadagnin, un colpo fatale della pala meccanica al torace. Immediato l'allarme, sul posto vigili del fuoco, carabinieri, Spisal, ambulanze ed elisoccorso.
I medici hanno provato fino all'ultimo a rianimare il 56enne con massaggio cardiaco, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Servizio di Vanessa Banzato. E spesso le vittime di questi incidenti sul lavoro sono giovani o, come dicevo prima, al limite della pensione, quindi sono più vulnerabile. La mia pensione è di 450 euro al mese perché non danno anche a me 37 euro al giorno, forse perché sono italiana. Ne abbiamo parlato stasera e ne parleremo ancora con Abdallah Kesragi. Noi diamo voce a tutti. Mi spiace che l'ingegner Sante Carraro sia uscito da questo studio polemicamente, non era successo niente di grave, i dibattiti sono aperti a tutti e ovviamente prevedono anche i contrasti, quindi bisogna quando si entra soprattutto nell'arena di focus essere pronti a ricevere non certo insulti, perché questi non sono previsti, ma critiche, rimproveri, interruzioni. Questo è, diciamo, il format tipico del talk. Grazie a tutti davvero. 23.05, domani torniamo con un dibattito più politico, tra gli altri ci saranno Gian Antonio Darè, Tiziana Agostini, Lucio Gianni, Nicola Finco e altri ancora. Grazie a tutti i nostri ospiti, grazie Mirella. Grazie. Io, se non avete niente di contrario, farei un applauso a tutte le persone che hanno mandato davvero una pioggia di denaro per i veneti schiacciati da qui. Grazie davvero ancora e buonanotte. Grazie ai nostri tecnici Francesco Ceronna, in regia con Toni Esposito, Gianni Bertagnin, Nicoletta Rizzetto. A presto, arrivederci.